segno di comunione, di affetto reciproco, ed è un'esperienza di Chiesa quella che noi facciamo. I fedeli, il parroco, il vescovo, attorno all'altare del Signore, alla Sua parola, per celebrare l'Eucaristia, per mettere in pratica le parole che Gesù ha dette e che noi abbiamo ascoltato: mangiare il suo corpo e bere il suo sangue. Ecco, io vi chiedo qualche istante di attenzione per poter comprendere meglio questo brano del Vangelo. Gesù aveva moltiplicato il pane e i pesci, poi si era allontanato perché coloro che si erano nutriti avevano frainteso. E l'Evangelista Giovanni spiega, a partire da quell'episodio, possiamo dire, il cuore del Vangelo di Gesù, cioè il dono della sua persona che è discesa dal cielo. Questo discendere dal cielo significa Dio che diventa debole, che diventa uomo, che assume la nostra condizione di umiliazione, di povertà. Ecco, allora Gesù spiega tutto questo e dice: attenzione, il segno che io ho compiuto vuole essere la premessa di ciò che io farò per voi, cioè vi darò in dono la mia persona, la mia carne, la darò a voi da mangiare, perché solo in questo modo potrete vivere. Per gli ebrei, diciamo, il dono che veniva dal cielo era la parola di Dio, e Gesù dice: sono io la parola di Dio. Gli ebrei avevano sperimentato il dono di Dio nella manna ricevuta nel deserto, che avevano mangiato per 40 anni, e Gesù dice: non quella manna, insieme per la festa del vostro santo patrono, è un segno di comunione, di affetto reciproco, ed è un'esperienza di Chiesa quella che noi facciamo. I fedeli, il parroco, il vescovo, attorno all'altare del Signore, alla Sua parola, per celebrare l'Eucaristia, per mettere in pratica le parole che Gesù ha dette e che noi abbiamo ascoltato: mangiare il suo corpo e bere il suo sangue. Ecco, io vi chiedo qualche istante di attenzione per poter comprendere meglio questo brano del Vangelo. Gesù aveva moltiplicato il pane e i pesci, poi si era allontanato perché coloro che si erano nutriti avevano frainteso. E l'Evangelista Giovanni spiega, a partire da quell'episodio, possiamo dire, il cuore del Vangelo di Gesù, cioè il dono della sua persona che è discesa dal cielo. Questo discendere dal cielo significa Dio che diventa debole, che diventa uomo, che assume la nostra condizione di umiliazione, di povertà. Ecco, allora Gesù spiega tutto questo e dice: attenzione, il segno che io ho compiuto vuole essere la premessa di ciò che io farò per voi. E mentre Elia si era addormentato, viene svegliato dall'angelo del Signore due volte. Vede accanto a sé una focaccia e l'angelo gli dice: svegliati, mangia, perché dovrai percorrere un lungo cammino. La prima e la seconda
cibo, attraversò il deserto fino al monte di Dio. Sembra è una spiegazione facile anche per noi, nelle nostre sofferenze, disperazioni. Il Signore ci dice: mangia, dobbiamo mangiare Gesù, mangiare il suo corpo e bere il suo sangue. Soltanto con la forza che ci viene da Gesù possiamo arrivare al monte di Dio, gloria, cioè possiamo realizzare la nostra vita, raggiungere Dio, possiamo ben dirlo, arrivare in paradiso. La festa patronale, senza l'Eucaristia non possiamo vivere. Sapete, una volta, che oggi non si fa quasi mai, quando una persona stava male, si chiamava il sacerdote e il sacerdote gli portava l'olio santo e l'Eucaristia, che era, che è il pane di Dio che accompagna verso la prova ultima. Oggi noi non ci pensiamo più. Oggi per noi è tutto scontato. Senza l'Eucaristia non abbiamo la forza fisica, materiale e soprattutto spirituale e morale per affrontare il combattimento contro il demonio, contro il male, per arrivare a Dio. Pensiamoci. Ecco perché se uno non partecipa alla messa la domenica diventa, diciamo, un allontanarsi serio dal Signore. Quando un familiare è malato, noi lo circondiamo di cure, di affetto e gli diciamo: mangia, non ho voglia, devi mangiare, se no muori. Lo stesso vale per l'Eucaristia. E infine San Paolo nella seconda lettura ci dà alcuni suggerimenti su come dobbiamo relazionarci e su come dobbiamo vivere alcune virtù. Ecco, io ve le leggo soltanto per richiamarle, perché sono un insegnamento e un'indicazione che tutti i cristiani devono accogliere e vivere. Innanzitutto dice San Paolo: non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati. Lo Spirito Santo di Dio abita in noi e noi possiamo dialogare con Lui. Dal giorno del battesimo Dio è nel nostro cuore. Perciò dice San Paolo: scompaia da voi ogni asprezza. Quante volte siamo come dei cani arrabbiati nei confronti della moglie, dei figli, degli estranei, di chiunque. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze. Quante maldicenze! A volte apriamo la bocca solo per dire male. Con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri. Siate buoni gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Quante volte noi chiediamo perdono al Signore. Ebbene, se noi veramente abbiamo sperimentato il perdono del Signore, poi ci sarà facile perdonare a coloro che ci offendono. Se non perdoniamo agli altri, vuol dire che noi non abbiamo apprezzato il perdono del Signore. E allora, cari fratelli e sorelle, continuiamo questa messa. Io prego per voi, per la vostra comunità, per le vostre famiglie, perché possiate essere sempre uniti e nel pellegrinaggio potervi nutrire sempre dell'Eucaristia, perché vi accompagni verso
verso il monte di Dio con questi sentimenti, senza asprezza, senza ira, senza maldicenza, con grande misericordia. E voi pregate anche per me e per la nostra diocesi, sentitevi parte della nostra diocesi. Io mi auguro che durante l'anno santo che incominceremo a dicembre possiate venire nella cattedrale di Terni a lucrare l'indulgenza plenaria, a visitare la chiesa madre della nostra diocesi per sentirci in comunione con tutti gli altri cristiani in mezzo ai quali il Signore ci ha messo. Grazie di essere.